Per venire incontro alle famiglie degli studenti dell'istituto di Prato La Peligna, anche il comune e gli esercizi commerciali distribuiranno i buoni pasto dal lunedì 29 gennaio, affiancando la banca di credito cooperativo che già effettua il servizio e ampliando così gli orari a disposizione dei genitori degli studenti che usufruiscono del servizio mensa. L'iniziativa è stata promossa dal vice sindaco Nunzio Tarantelli. Siamo riusciti a dare un servizio alla comunità senza aumento di costi, sottolinea il vice sindaco Nunzio Tarantelli, percorrendo anche la strada di una sempre maggiore digitalizzazione del comune che presto sarà estesa anche ad altri servizi. Non ci sarà alcun sovrapprezzo, dato che i buoni pasto saranno venduti al medesimo prezzo stabilito all'inizio anno scolastico. Le attività commerciali che hanno già aderito all'iniziativa e quelle che mostreranno identico interesse nelle prossime settimane collaboreranno con l'amministrazione, agevolando così le famiglie che tutti i giorni potranno acquistare i buoni utilizzando esclusivamente denaro contante. Gli esercenti che fanno parte dell'iniziativa saranno indicati con apposita locandina. Nei giorni prestabiliti invece gli uffici comunali offriranno il servizio alle famiglie che potranno utilizzare il servizio Bancomat e l'applicazione Setispace senza ricorrere al contante. Restano invariate le modalità di vendita presso la banca di credito cooperativo.